Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti a tutti a questo appuntamento incredibile, fantastico, straordinario per questo 2020. Oggi abbiamo degli ospiti veramente di livello, veramente d'eccezione. Oggi è un webinar particolare, diciamo che è un momento di incontro, tra il top management della Dixenne tutti i contributori, tutti i membri. Quindi non sarà, diciamo, il classico webinar così istruttivo, ma sarà un pomeriggio piacevole dove il nostro Crown Ambassador, Laszlo Coccio, intervisterà, pensate, niente di meno che il nostro fondatore e presidente, dottor Lee Kyo-jin. E ha accolto il nostro invito, sta ritardando appunto il suo sonno, perché pensate che per stare con noi, da lui è mezzanotte. Quindi diciamo, oltre ad accettare il nostro invito, ha anche così con benevolenza accettato il fatto di tirare tardi, ma aveva veramente così il piacere di condividere quest'oretta con tutti i distributori italiani e non solo, perché pensate che al nostro invito hanno partecipato tantissimi distributori italiani, ma non solo, anche da tanti altri paesi. Quindi do il benvenuto a tutti, do il benvenuto anche ai nostri ospiti particolari, perché abbiamo, pensate, due leader dell'Ungheria, due leader della Dixenne, che sono Miss Judith Faragon, che è Gold Diamond, e Busti Sandor, che è Executive Gold Diamond. Quindi anche loro condivideranno la loro testimonianza in questo pomeriggio particolare, questo pomeriggio molto caldo qui in Italia, per così vedere quelle che sono le novità della Dixenne in termini di prodotti, in termini di nuove soluzioni di cibo e quali sono i progetti, appunto, che il nostro presidente ha intenzione di sviluppare nel mondo, in Europa e quindi anche in Italia. Ricordo sempre che dopo l'intervista con il dottor Lim avremo la nostra challenge, quindi domande e risposte. Ci saranno tre domande che il sottoscritto farà, che saranno inerenti a quanto si è detto durante l'intervista. Quindi fate molta attenzione a quello che verrà detto dal nostro presidente, dal nostro dottor Lim, perché poi avremo tre veramente premi oggi fantastici, premi di un valore molto, molto importante. Potete utilizzare la chat che è davanti a voi per poter rispondere in maniera molto, molto veloce. Ora, prima di lasciare la parola a Miss Judith Faragon, manderò un breve video, un brevissimo video di introduzione appunto al nostro pomeriggio. Prima di lasciarvi, fatemi ringraziare Carlo Vialleton, che vedete alla mia destra, che è l'interprete della lingua dei segni, e Susanna Palma, che non vedete ma che è qui con noi, che si occuperà della traduzione in simultanea dall'inglese all'italiano e dall'ungherese all'italiano. Quindi vi mando adesso alla visione del teaser, del nostro video teaser, per poi lasciare la parola a Miss Judith.
Okay, Miss Judith, please. Good morning, and my dearest welcome to all of you on this special webinar. Buongiorno e benvenuti a tutti quanti in questo webinar speciale. The founder and CEO of Dxn, Dr. Lim Siojin, will be asked by the first European Crown Ambassador, Laszlo Kocsó. Il nostro presidente, Dr. Lim Siojin, verrà intervistato dal primo Crown Ambassador europeo, Laszlo Kocsó. Thanks to both of them, Dxn has become a part of our lives too, and it also brought a number of amazing changes that we wouldn't have dreamed of 10 years ago when we joined Dxn. Grazie a loro è cambiata anche la nostra vita e sono arrivate tante cose positive nelle nostre vite che senza di loro non sono state possibili e neanche potevamo immaginare 10 anni fa quando ci siamo iscritti in Dxn. Dr. Lim has told us about his journey and the story of Dxn several times in his presentations, in the videos on his Facebook page and through his book as well. Dottor Lim ci ha già parlato tantissime volte del suo viaggio con la Dxn, ci ha già raccontato tante volte la sua storia, sia durante le presentazioni che su Facebook, e ultimamente anche, è uscito anche il suo libro. His book, My Journey with Dxn, was published by the 25th anniversary of Dxn 2 years ago, and a few months later it also came out in Italian language. Il suo libro, Il mio viaggio con la Dxn, è stato pubblicato in occasione dei 25 anni dell'azienda, 2 anni fa, ed è disponibile anche in lingua italiana. This book has also strengthened me in how much I can identify with the values of Dxn, and that here is my place, this is my way too. Questo libro ha rafforzato dentro di me la consapevolezza di che questa sia la mia azienda e io mi identifico tantissimo con questi valori ed il mio posto è proprio qui. It was great to read how important are truth and integrity for Dr. Lim too, and also to do everything always the best as we can. È stato bellissimo leggere quanto valori come l'onestà, l'integrità siano importanti, sono importanti per Dr. Lim, è bellissimo condividere questi valori con lui. It was stunning to read where Dr. Lim started from, under how hard circumstances they lived, how many things they couldn't afford, and what they had to give up so he could start his business. E poi mi ha impressionato leggere come lui veniva da circostanze, da una situazione molto difficile, quante cose non si poteva permettere da giovane, quanti sacrifici ha dovuto fare, a quante cose ha dovuto rinunciare per poter iniziare questa azienda. The more, the first successes came very slowly. Not only the big steps, but they had to wait a lot even for the first sale, for the first Dxn member. E poi tutto è iniziato così lentamente, ha dovuto aspettare tanto per i primi successi, ha dovuto aspettare tanto per le prime vendite e anche per il primo membro della Dxn. A lot of networkers experience the same when they don't get the results at the beginning. E anche tanti business builder, tanti distributori sperimentano la stessa cosa all'inizio quando cominciano a lavorare con la propria rete, devono aspettare molto. If Dr. Lim had given up after the first failures and inefficiency, then we wouldn't have Dxn today, which counts almost 10 million members and has more than $1 billion revenue, and it is the 15th largest direct selling company in the world, according to the 2019 DSN list. Ma se Dottor Lim, se lui avesse rinunciato a tutto dopo i primi insuccessi, quando doveva aspettare, dove saremmo noi oggi? Oggi noi non avremmo la Dxn, che è un'azienda che ha più di 10 milioni, circa 10 milioni di membri intorno al mondo, fattura più di $1 billion,
secondo la lista del 2019 e la quindicesima azienda di multilevel marketing a livello mondiale. And it would not make the lives of millions better day by day, and the world where we live would be much poorer and futureless. E questa azienda sta migliorando la vita di tutti noi, di tantissime persone, giorno dopo giorno. E senza questa azienda il mondo sarebbe un posto più povero. Another big value of DXN is stability. It gives us such great security even in this unprecedented time. When we could get the DXN products that help us keep our health and be accurately received our bonus too. E poi un altro valore importante che ci dà la DXN è la stabilità. Noi ci siamo sentiti stabili, avevamo la certezza anche in questo periodo difficile. I prodotti della DXN arrivavano anche in questo periodo difficile, arrivava anche il nostro bonus. Stability should not be confused with stagnation. It is important to be flexible and adjust to the changing world and to develop in several fields. Essere stabili non vuol dire stare fermi, non dobbiamo stare fermi, dobbiamo essere flessibili e dobbiamo adattarci al mondo che cambia. DXN, besides its steady values, there are always new things born, new DXN factories, new DXN products and new projects. In DXN ci sono, oltre alla stabilità, sempre cose nuove, tanti progetti nuovi, tante fattorie nuove, tanti prodotti nuovi. Which again makes lots of people lives better and we can be active part of it. Dr. Lim will tell us more about these things as well. E queste cose nuove, queste innovazioni migliorano la vita di tutti noi. E stasera anche Dottor Lin parlerà delle novità. And the following thought can be read on the backboard of the book. This book can serve every aspiring entrepreneur as a guide to start his journey. E cosa possiamo leggere su questo libro, sulla copertina? Questo libro può aiutare a tutti gli aspiranti imprenditori in questo mondo per iniziare il proprio viaggio. Success in your life may be totally different from others. Ma forse nella tua vita il successo è diverso, ha un significato diverso che magari l'ha per me. It's important to realize what is your aim, what life you really wish for, what makes you happy, and what you enjoy doing. È molto importante riconoscere il tuo proprio obiettivo, cosa vuoi raggiungere, cosa ti rende felice, cosa ti piace fare. This vision will give you enough motivation to continuously learn and act to achieve it. E questa visione ti darà la motivazione che ti serve per continuare ad imparare, a studiare cose nuove e così potrai raggiungere il tuo obiettivo. This has to thrill you, give you a challenge, feel passionate about it, and it's worth working for, and it inspires you to develop your thinking, your attitude, and your skills to make the best out of yourself and be who you really are. E questo dovrebbe essere una sfida positiva per te, dovrebbe essere la tua passione, qualcosa per cui vale la pena lavorare, ti dovrebbe dare l'ispirazione, ispirarti a pensare, diversamente, ad avere un'attitudine, positiva verso le cose, per essere la versione migliore di te, per essere quello che sei veramente. Creating success on your own terms and building a business that becomes an extension of your most authentic self. Il successo deve essere qualcosa che ti aiuta a trovare chi sei veramente, chi è l'autentico tu. One that inspires you and fulfills you on a deep level. Deve essere qualcosa che ti ispira, che ti dà una motivazione profonda. To this, DXN is a great tool, as you are able to succeed here, via your values and what is truly important for you
are fully respected. E la DXN è uno strumento meraviglioso per questo, perché ti dà i valori necessari, ti dà la carica necessaria per scoprire chi sei veramente. Set up targets that you really want to achieve and give yourself more time to accomplish it. E trovati degli obiettivi che puoi veramente raggiungere e dati il tempo necessario per poter completare questo viaggio. Because with DXN we don't only plan for years, but also for generations. Perché con la DXN noi facciamo piani non soltanto per i successivi anni, ma noi pianifichiamo per le prossime generazioni. It's great to have people to look up at, who show us good examples and share their vision with us, so we can also think in big and breaking out of the bondage of Earth's circumstances and limiting beliefs, so we can establish something great. È bellissimo avere delle persone che possiamo guardare con ammirazione e loro condividono con noi la propria visione. Così anche noi possiamo pensare in grande, possiamo anche noi sconfiggere i nostri limiti e possiamo diventare grandi anche noi. So let's get some inspiration for that from the excellent leaders of the XN. Let's listen to them with much love. Quindi lasciamo che ci ispirino i leader grandi della DXN e ascoltiamoli sempre con affetto. Thank you very much. Grazie mille. Benissimo, grazie Miss Judith per la tua testimonianza, per le tue parole e per, diciamo, questa motivazione che comunque hai condiviso con noi. E adesso è arrivato il momento, diciamo, topico del nostro pomeriggio, e tanto veramente vedo che il numero dei partecipanti sta aumentando sempre in maniera progressiva. Abbiamo quasi 200 persone collegate, quindi un bellissimo numero per questo pomeriggio fantastico. Quindi adesso ho il piacere, ho l'onore e il privilegio di introdurre due persone molto importanti per la DXN e molto importanti per il sottoscritto, chiaramente, perché mi hanno dato delle grandissime opportunità in questa azienda. E quindi lascio la parola a Mr. Laszlo Kocsio, il corona ambasciatore più veloce nella storia della DXN, e al nostro presidente, dottor Lim Xiaojin. Prego. Good morning, Dr. Lin. Good morning. Buongiorno. Good morning. So So first of nice to meet all, thank you for your time because we know now in Malaysia after midnight. So it is really thankful. Thank you very much. you. Yeah. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Lim, e innanzitutto grazie per il tuo tempo perché sappiamo che da te ormai è tardissimo, è oltre mezzanotte e tu comunque sei qui con noi. So my first question is, please tell us something about becoming INSAM Goodwill Ambassador and $1 One China DXN campaign. Iniziamo subito. Iniziamo subito con la mia prima domanda. Per favore, parlaci un po' del titolo di ambasciatore di buona volontà che l'INSAM ti ha conferito di recente, e poi parlaci della campagna One Dollar, One Child, un dollaro, un bambino. Yeah. So thank you very much. Okay. So that recently this IMSAM appointed me, okay, as the Goodwill Ambassador. So we go for $1 for one child campaign. And this is a beautiful campaign, you know, Laszlo. Okay. So that maybe let me explain further. Yeah. Quindi grazie anche a voi. Come sapete, di recente l'INSAM mi ha conferito il titolo di ambasciatore di buona volontà e questo mi ha permesso di lanciare la campagna Un dollaro, un bambino, che secondo me è un'iniziativa bellissima e adesso ve ne parlo con più dettagli.
As you know, IMSAM is the UN endorsed parties, okay, to fight against the acute malnutrition. So until today, there are still 40% of the children all around the world are suffering from malnutrition. 40%. Come sapete, l'IMSAM fa parte di un'organizzazione delle Nazioni Unite. Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo combattere la malnutrizione acuta, perché ancora oggi al mondo il 40% dei bambini soffre di malnutrizione. This is unacceptable. No? You see, now the world has become so advanced, technology becomes so advanced, okay? So that we are talking about peace and prosperity, but every night, you know, there are millions of children go to bed without food, you know, no food. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Non è possibile che oggi, quando il mondo è così sviluppato anche a livello tecnologico, ci siano ancora milioni di bambini che la sera vanno a dormire senza aver mangiato. Yeah, so we say peace and prosperity, né? Is our aim, okay, for what we are doing now. So we want to bring peace to the world, okay? So one of the movement is to eradicate the malnutrition. Come sapete, per noi il concetto di pace e prosperità è molto importante, e questo è il nostro obiettivo, portare pace e prosperità al mondo, e adesso siamo pronti a sradicare la malnutrizione acuta. The malnutrition are due to two things. No? First is lack of proper nutrition, everybody know. Another one is the problem is lack of knowledge. Okay, there's not enough knowledge about nutrition. La malnutrizione è frutto di due cose. La prima è la mancanza di nutrizione, di nutrienti, cioè praticamente la gente non ha cibo. E la seconda causa è la mancanza di istruzione, non sanno cosa mangiare per nutrirsi bene, mancanza di conoscenza quindi. So we're going to fight a new this amount nutrition using two approach, no? Two approach. One approach of course is directly to give this spirulina to the poor children, because spirulina is a perfect food, you know, to fight against the malnutrition. Quindi il nostro obiettivo è nutrire questi bambini principalmente con la spirulina, perché come tutti sappiamo la spirulina è un alimento perfetto. Secondly, we are going to teach many people in the world to forage, no? To forage the wild vegetable, actually many trees, no? Many trees that live, many plants that live, we can eat, you know. Okay, this thing. So we are going to promote this knowledge throughout the whole world also. La seconda cosa che vogliamo fare è insegnare alle persone come coltivare, cosa coltivare, che vegetali, ortaggi coltivare, e condividere con loro la nostra conoscenza di nutrizione. Let's come back to spirulina. So that's what you see. Now, the extent we have 10 million members throughout the whole world. Okay, so it's about 20% are still active. E torniamo quindi alla spirulina. Laszlo, come ben sai, noi abbiamo circa 10 milioni di membri. Più di 20% di loro è attivo come distributore di Xen. So if this active member will come together, no? Okay, so maybe 1 month we can save 1 million children. 1 million. E se tutti questi membri attivi venissero insieme, in un mese potremmo salvare 1 milione di bambini. In India and also in Pakistan, actually for the past few years, we already giving spirulina, no, to the children, and they need only 3 grams of spirulina every day. Okay, then their height, their nutrition, their eyesight, everything improved. We just need 3 grams per day. Questo è qualcosa che abbiamo già sperimentato negli ultimi anni in Pakistan e in India. Un bambino ha bisogno soltanto di 3 grammi di spirulina al giorno,
Questi 3 grammi di spirulina l'aiuteranno a migliorare le funzioni del cuore e anche della vista. So 1 month of this, take about 90 grams. Let's say we round it off for 100 grams. Okay, 100 grams per child. Okay, so we need 100 grams per child per month. Quindi facendo i calcoli, 3 grammi al giorno, 3 grammi al giorno in un mese, ci sono 30-31 giorni, al mese servono 100 grammi di spirulina ad ogni bambino. We have calculated, you know, it may take us about $10, no? To distribute the spirulina until the hand of the children. So maybe for 1 kilo of spirulina, we may need $10. Abbiamo fatto i nostri calcoli che riguardava anche il trasporto del prodotto, servono circa per far arrivare 1 chilo di spirulina al bambino, servono $10. I mean we need only $1, no? For one child. Okay, $1 for one child every month. That's why this is how the $1 for one child campaign is all about. Quindi tu puoi donare $1 per salvare un bambino, $1 al mese per un bambino, da questa iniziativa, da questo ha preso nome la nostra campagna, $1, un bambino. And this month alone, we get so many tremendous response from many members. I think many of them, they like to participate into this program. Okay, but we need to set up this foundation in many countries. And before we set up the foundation, maybe we accept the donation to the bonus deduction. Yeah, it's easiest. E da quando ho iniziato a parlare di questo programma, ho ricevuto tante risposte positive dai nostri membri a livello mondiale. Piace molto a tutti e sono pronti a donare. Abbiamo deciso di far detrarre dal bonus la donazione. Laszlo, then you can see the power of MLM, power of the member. Okay, you think so? If all of us join him together, okay, we will make the extent the largest spirulina company in the world. We will become the largest. Sai, Laszlo, in questo possiamo vedere anche il potere. Potere che c'è veramente nel multilevel marketing. Tutti insieme abbiamo deciso di sconfiggere questa cosa e diventeremo tutti insieme l'azienda più grande di spirulina al mondo. So member and company we join hands together, okay, this thing, so that we told the member, if you donate it to the system, okay, we will give you back the money to the voucher. Quindi potete vedere che i membri e l'azienda lavorano praticamente mano nella mano e la nostra filosofia è: se tu ci dai qualcosa, anche noi ti diamo qualcosa, quindi se tu fai la tua donazione, noi ti daremo un voucher. It's very much, no? It's very much the same as what we are doing for the month of the May. Okay, you can use the May this one to deduct 10%, okay? But this one donation also, the voucher, you can use it to deduct 10% from the spirulina products. Questo è simile all'iniziativa che abbiamo lanciato nel mese di maggio, la deduzione del 10%. In questo caso ti daremo un voucher del 10% che potrai usare per acquistare prodotti con la spirulina. And last of all, even until today, there are thousands of members, they want to donate $10 a month. Okay, you donate $10, so we give you back $10 voucher. So basically, member will get back the money, you know. Quindi praticamente tu decidi di darci $10, anche noi ti diamo $10 da spendere in prodotti che contengono la spirulina. Quindi alla fine i soldi ti torneranno indietro, avrai un rimborso. So, you know why I say that this will make DXN the largest spirulina company in the world. So for 1 million child, you need 100 tons of spirulina a month, you need 1,200
200 tons a year. E quindi noi diventeremo i produttori più grandi di spirulina perché milioni e milioni di membri doneranno $10 al mese, quindi migliaia di dollari all'anno per avere per far arrivare questi 100 grammi di spirulina a ciascun bambino, quindi produrremo sempre più spirulina. And a member will use this voucher to buy 10 times, 10%, etc. Okay, they mean every month, if everything's successful, no? Every month we are selling 1,200 tons of spirulina a month. We become the largest, largest spirulina company in the world. E i membri avranno i propri voucher per comprare altri prodotti di spirulina, quindi si compreranno 100 mg anche loro di spirulina. Così diventeremo veramente i più grandi produttori di spirulina. So we see that this is a very beautiful project, no? Beautiful project. We are helping the children. At the same time, we also eat a lot of spirulina. We become healthy, and at the same time, also we have a company to expand. Quindi questa secondo me è un'iniziativa bellissima perché aiutiamo tanti bambini che ne hanno bisogno, ma aiutiamo anche noi stessi perché consumeremo più spirulina anche noi, diventeremo più forti, avremo più salute anche noi, e anche l'azienda potrà avere una crescita esponenziale. So last time we said that, last time we said, hey, cheers. Okay, you drink the coffee, also you can become a spirulina, or you can become a millionaire. So now they say, cheers, you help the malnutrition, we also become a millionaire. E noi qua di solito brindiamo con il nostro caffè, adesso potremo brindare anche con i prodotti, con la spirulina, e insieme potremo sconfiggere la malnutrizione. Yeah, this is a beautiful project because there's no cheating, there's no what they call a lot of statement. Okay, this is a pure what they call helping of the malnutrition, and by doing so, no, by doing so, okay, we promote the usage of spirulina throughout the whole world. E questo è un progetto bellissimo perché aiutiamo i bambini che soffrono di malnutrizione e insieme promuoviamo il consumo di Ganoderma a livello mondiale. So now our farm in China, okay, now one day we produce more than 1 tons of this spirulina. So this year maybe we can produce 500 tons in this year. E noi produciamo spirulina in Cina e abbiamo prodotto fino adesso una tonnellata di spirulina all'anno, adesso moltiplichiamo 500 volte. Next year, no? It'll be 1,000 over tons. That time we will become the largest Ganoderma. This is spirulina. I always say Ganoderma. Now you have to change the mind. We will become the largest spirulina company next year. E sbaglio sempre perché dico sempre Ganoderma al posto di spirulina perché sono più abituato a parlare di Ganoderma, a parlare di noi come produttore di Ganoderma, ma diventeremo i più grandi produttori di spirulina anche. So if our 1 million child is done, okay, with 1,000 tons of spirulina sales per month, I think DXL will become number one MM company in the world also. E quindi aiuteremo più di un riusciremo, lo so, col tempo ad aiutare più di 1 milione di bambini al mese a produrre tonnellate e tonnellate di spirulina e diventeremo i più grandi in assoluto. So I hope everybody feel happy with this. This one is a win-win situation. Okay. So that we started from the XM member, deduct the bonus first. Then after that, when we registered the foundation, you know, then we can start to collect the donation in the market. Spero che vi piaccia questa nostra iniziativa. Questa è quello che si chiama una situazione win-win. Quindi vinciamo entrambi. Perché possiamo donare e comunque abbiamo anche un rimborso. Questa è un'iniziativa che fa bene a tutti.
So hope you're also hope you're happy with that. Okay, so maybe you can come to your next question. Quindi Laszlo, spero che piaccia anche a te questa iniziativa. Thank you, Dr. Lim. So it's an amazing project. And of course, another question, we will join this campaign in Europe as many leaders. Grazie, Dr. Lim. Certamente questa iniziativa è fantastica, mi piace moltissimo. Donerò anche io e così faranno tanti altri leader in Europa. Anche. So my second question is, you know, is a research and development team working on any new product or product line? La mia seconda domanda riguarda la ricerca e lo sviluppo, quindi vorrei sapere se il team di ricerca e sviluppo della DXN sta lavorando su prodotti nuovi in questo momento. Laszlo. By now, you must also know that DXN has become a coffee company. We are the largest coffee MMM company in the world now. E Laszlo, sicuramente sai che ormai siamo diventati un'azienda di caffè e siamo la più grande MLM, multi-level marketing di caffè al mondo. Why we are so successful in coffee? Because coffee is a day-to-day commodity. Okay, so coffee actually is not in a health food category, it's a proper food that every day, in the morning we'll drink, in the afternoon we'll drink, in the evening also we'll drink. Perché abbiamo raggiunto così tanto successo con il caffè? Perché il caffè in realtà non è una cosa salutistica, il caffè è un prodotto che viene consumato tutti i giorni, è un vero e proprio prodotto alimentare, prendiamo caffè la mattina, prendiamo caffè dopo pranzo, dopo cena, il caffè viene preso in continuazione. And based on this, no, actually, for the next few years to come, our main focus is to produce a day-to-day food, you know, that you eat in the morning, you eat in the afternoon, you eat in the evening, the day-to-day, the food that you're going to consume. Quindi proprio per questo nei prossimi 3 anni ci concentreremo sulla produzione di veri e propri prodotti alimentari, su prodotti che potrai consumare la mattina a colazione, che potrai mangiare a pranzo o a cena. So we have put the spina into the noodles, you put the genoma into the noodles, and noodles is day-to-day food, you know, you can take it as a meal. Produrremo pasta con ganoderma, pasta con la spirulina, e la pasta è una cosa che la gente mangia tutti i giorni. So we also put ganoderma into the bread, but of course we need to dry the bread, you know, okay, in a dry bread, okay, that also is a day-to-day food. Faremo anche le barrette col ganoderma, faremo tanti prodotti che si consumano tutti i giorni. Then at DXN also we have a technology, okay, to compress the starch or cognac, no? Okay, into rice. So in the future, put in whatever spirulina, there's a ganoderma, there's a cordyceps, whatever they sink into the rice. Next time, Russell, just put in some hot water, then you can have some rice to eat. Noi abbiamo le nostre tecniche particolari, possiamo introdurre la spirulina e il ganoderma anche dentro i chicchi di riso, quindi in futuro produrremo anche del riso con spirulina e ganoderma e tu a casa tua con un po' di acqua fai bollire il nostro riso e puoi mangiare il riso sano. So in the future, this basic food, you know, like the noodles, bread, okay, and rice, we are going to produce and launch it to the market. Quindi in futuro ci concentreremo su alimenti così popolari come pasta o riso, altri prodotti che la gente consuma tutti i giorni. So Laszlo, do not forget, DXN, we are also an expert in freeze rice, okay? So in the future, we're going to freeze rice, the veggie, the fruits, no, whatever is in freeze rice, okay? So next time, you can add in some hot water, and you can have all the veggie, everything to eat. E Laszlo, come ben sai, noi siamo una delle nostre tecnologie principali e il crioessiccamento, conosciuto anche come liofilizzazione, e noi con la liofilizzazione
possiamo seccare tante e conservare le erbe, le verdure, e ci concentreremo molto di più in futuro su questa tecnologia. Yeah. So I still remember many years ago. Okay, you come up with a video for a coffee, and your video, you're still using it now, no? So the time we say, oh, drink coffee, you know, we can become millionaire by drinking coffee. mi ricordo un tuo video di qualche anno fa. In questo video tu bevevi il caffè, facevi vedere il caffè, dicevi alla gente che possono anche loro diventare milionari semplicemente con il caffè. So the extent we already acquired a few thousand hectares of land. In Malaysia, we're going to go for the organic food. So, Laszlo, in the future, taking breakfast, taking lunch, taking dinner, so can make you rich. E quindi noi abbiamo a disposizione migliaia di ettari di terre per coltivare altri alimenti, e in futuro potrai fare dei video facendo vedere anche altri alimenti, e che mangiando questi possiamo diventare ricchi. So also Laszlo, DXN also expert in vertical garden, you know. Vertical garden, you see the way we arrange things. So next time, actually in Malaysia now, we put a minimal stand, a mini stand, so you can put a 30 mushroom or 30 veggie, you know, and put it at one corner of the house. E faremo anche dei dispositori, dei scaffali nostri per conservare i funghi in casa, quindi i membri potranno avere questi funghi da mostrare alle persone interessate. In short, Laszlo, we are focused on food proper, okay, food proper, yeah, in the next development of the products, yeah. Quindi, Laszlo, ricapitolando, nei prossimi anni ci concentreremo moltissimo sui prodotti alimentari. Yeah. So maybe you can go for your next question. Puoi già preparare i prossimi video. Thank you, Dr. Lim. Okay. I'm really excited about it because, you know, I already tried the dish and noodle products and we are really big in Europe. So I'm sure we can sell a lot. Grazie. Grazie dottor Lim, come stai? Io ho già provato la pasta della Dixon, è un prodotto buonissimo e sono convinto che ne venderemo tantissimo. So my third question is, now when the world economy entered due to COVID-19 pandemic, what is the Dixon expansion plan? Passiamo alla... Ok, passiamo alla mia terza domanda. Adesso che l'economia a livello mondiale sta vivendo un momento critico a causa del Covid-19, qual è il piano di espansione della DXN? I think this Covid is very serious now. You see, you look at the history as a human population expander. Okay, this kind of disease, this kind of pandemic, it always happened, you know. Io credo che la situazione del Covid-19 sia davvero, davvero seria. E se date un'occhiata alla storia dell'umanità, pandemie, epidemie, malattie del genere ci sono già state. The way we destroy the environment, the way we expand in population, so if there's no control, no, you expect this COVID, no, will visit us, no, every 3 years, every 5 years, you'll come again and again. E se noi continuiamo, noi esseri umani, a distruggere così tanto il nostro pianeta, ad espandere senza controllo, senza rispetto, è più probabile che situazioni e malattie del genere possano ripetere ogni 3, 5, 10 anni. So what we do now? There is a short-term solution and there is a long-term solution. Okay, the short-term solution is that with this kind of COVID coming in, you know, so DXN will turn 100% online. Quindi in queste situazioni ci possono essere due tipi di soluzioni, uno a breve termine e una soluzione a lungo termine.
a breve termine cosa possiamo fare noi con la DXN? Ci spostiamo al 100% online, siamo un'azienda 100% online. Yeah, so Laszlo, if because of COVID today we sit in front of the computer and all, if not, maybe by now I should be in Europe to sitting you, we're drinking coffee together, but now because of COVID, you know, but never mind, okay, we see each other online. La situazione del Covid-19 ci ha costretti a vederci tutti quanti online, magari una situazione normale, non avremmo sperimentato questo cambiamento, ma adesso, ci prendiamo un caffè insieme online. You see, during the COVID or so, okay, I have a lot of times. I also produce a lot of video, no? Okay, so every week or so, I have live, you know, like this, with all part of the world. So actually, this COVID bring us closer to each other, no? To this modern technology. Anch'io, durante il lockdown ho avuto più tempo libero, ho prodotto, come avete visto, molti video che avete potuto vedere anche su Facebook. Questa situazione ci ha riavvicinati di nuovo, siamo più vicini, anche se virtualmente, ma stiamo più vicini. So we should take this COVID, you know, as a kind of it is a crisis. It is also an opportunity. This and then you look at the DXN. Actually, this month the sales become better, no? This month the sales become better than this thing. Maybe due to our 10% this promotion. E questa non lo possiamo negare che è stata una situazione di crisi, ma nella crisi c'è sempre anche un'opportunità e l'abbiamo colta questa opportunità. Cioè il mese scorso, le nostre vendite sono aumentate, forse anche grazie alla promozione del 10%. Non lo so, ma le vendite stanno andando meglio. Many years ago, Laszlo, I will say that hopefully that one day DXN member, you know, with one handphone in his hand, he can do the business throughout the whole world. And now, because of COVID, now this dream is coming true. Se ti ricordi, Laszlo, io qualche anno fa ti ho parlato di questo mio sogno. Il mio sogno è che un distributore della DXN possa lavorare semplicemente con uno smartphone. Basta avere uno smartphone nella mano e puoi fare business con tutto il mondo. E oggi, a causa del Covid-19, il mio sogno si è avverato. I started to travel in Malaysia now, but now Malaysia, actually Malaysia doing quite well, no? For the COVID, actually the thing come down. Okay, so what I need is that I just to bring my this handphone along, no? Okay, then I can live with many people. And last 2 weeks I do it in Langkawi, you know, it's doing well. It's doing well. So that next time with only one handphone, you know, we can communicate throughout the whole world. Nelle ultime settimane ho iniziato a viaggiare qui in giro per la Malesia perché adesso la situazione a livello del coronavirus in Malesia è tranquilla, posso viaggiare, ho portato con me soltanto il mio smartphone e con il mio smartphone ho potuto fare tutto il lavoro che dovevo fare. Anzi, nelle ultime 2 settimane sono stato sull'isola di Langkawi e anche lì semplicemente con il mio smartphone ho potuto lavorare. Before the COVID, everybody demand to see, you know, to see me. So for the past almost 30 years, 20 hours, I keep on traveling, you know. I never stay in one place for 3 nights, you know. Oh, traveling, traveling, traveling. Now, but because of COVID, you know, now I stay here for almost 4 months E, sai, negli ultimi, prima della situazione Covid, tutti volevano vedermi e vedermi e vedermi in persona. E io ho passato gli ultimi quasi 30 anni della mia vita viaggiando, viaggiando e viaggiando. Non sono mai stato 3 mesi in un posto, nello stesso posto. E adesso possiamo dire un po' grazie al Covid, per 4 mesi sono rimasto a casa. So actually yesterday the office gave me the report, no, of the sales of last month. So our overall sales had increased 9%.
okay, compared to before COVID. I mean, actually, we are progressing, you know, in a COVID. Ieri mi è stato consegnato il rapporto sulle vendite dell'ultimo mese e ho visto che le vendite sono aumentate del 9%, quindi noi anche in questo periodo abbiamo visto una crescita. I mean, we are quite successful to face this crisis, okay? And this crisis will make the accent strong, no? Okay? So if we progress like this, and other companies, they face a lot of problems, no? Okay? So we will all suit them, and very soon, we'll become the top company in the world. Quindi possiamo dire che per noi è andato tutto bene anche in questa situazione perché siamo cresciuti, stiamo bene, usciremo dalla crisi, cosa che non vale per altre aziende di multilevel marketing che non hanno fatto bene negli ultimi mesi e quindi presto diventeremo l'azienda top del MLM. The world economy will be very much affected by COVID, and Malaysia also there are many suicidal cases, you know, people commit suicide because the collapse of this thing is very unfortunate. But I believe with DXN, with our software system, everything, we can restructure the economy in the world. Make it better. Purtroppo l'economia a livello mondiale è stata gravemente danneggiata dalla situazione del Covid-19, purtroppo anche in Malesia la situazione è stata grave, molta gente ha perso il lavoro, purtroppo ci sono stati anche dei suicidi, ma io sono fiducioso, so che con la DXN potremo rialzarci, potremo dare il nostro contributo all'economia mondiale per crescere. So Laszlo, okay, so hopefully that we can overcome all these things. So DXN can be a good example, no, for the economy, for the world, how we combat this thing, how we come out from this crisis. We can become a role model. Quindi Laszlo, io credo che noi in DXN, come abbiamo superato questo periodo, possiamo diventare un esempio per tutti, per tutta l'economia mondiale, perché siamo stati veramente eccezionali e possiamo soltanto dare un esempio. So maybe come to your next question. Thank you, Dr. Lim. Yes, I did the same, and the last weekend I checked my turnover, is what happened in the last month, and I saw all businesses increase 10.9% too, so it's good. grazie dottor Lim, sono d'accordissimo con te perché anch'io proprio di recente ho controllato il mio fatturato dall'ultimo mese e il mio fatturato è aumentato del 10.9%, quindi come hai detto tu la crescita c'è. Because everybody drinks coffee every day inside the pandemic too. So it is not a question of how it is. Perché la gente non rinuncia al caffè, neanche nella situazione della pandemia si rinuncia al caffè. So I'm sure the situation it's a good opportunity to show how stable our business. Quindi credo che anche in questa situazione, nella crisi, possiamo trovare l'opportunità per far vedere quanto è grande, quanto è stabile il nostro business. So my first question is, you know, promotion of DXN Resort in Penang has also appeared in the latest European issue of the DXN Life magazine. So will you share some information about the DXN new lifestyle program? Quindi arriviamo alla mia quarta domanda, dottor Lim. Nell'ultimo numero della rivista europea del DXN si è parlato di una promozione del resort in Penang. La DXN ha un resort lì. Potresti condividere più informazioni con noi riguardo al programma lifestyle, stile di vita della DXN?
you say that slow. Lifestyle will become an important product for the extent, you know. Okay, just now we say that now drinking coffee, okay, you become rich. Now taking your breakfast, taking your lunch, taking your this thing, you become rich. Okay, how about bring your family, you know, everyone? Well, those, can you become rich by bringing your family around the world? Okay, parliamo di stile di vita. Lo stile di vita della Dixon diventerà un prodotto. Prima abbiamo parlato del caffè, dei nostri prodotti alimentari, quindi semplicemente prendendo il nostro caffè, mangiando i nostri prodotti, possiamo puoi diventare ricco. Ma puoi diventare ricco anche viaggiando? Puoi diventare ricco portando in viaggio la tua famiglia? As a human being, you know, Laszlo, sometimes we have a dream, you know, okay? So that we dream of having a cabin in the forest, having a house in front of the sea, we are dreaming of having a pasture, a ranch, you know? We have so many dreams in our life. Come esseri umani, tutti noi sogniamo di avere la casa al mare, la casa in montagna, la casa vicino alla foresta, sogniamo tante cose belle. So last time I went to Australia. I like the environment. Excuse me. Scusate un attimo. Talking about Australia made me choke, you know. You know why? I go to Australia. Oh, I like the environment. The house is so beautiful. So I buy one house in Australia. Quindi quando sono stato in Australia mi è piaciuto molto il posto e volevo comprarmi una casa in Australia. After that I'm so busy I never go to the house. Oh. And this is the only time I saw the house. No? After that I let the staff to stay and eventually we sell the house. Without staying in the house for many years. Ho comprato questa casa, ma poi sono stato così impegnato, così preso dal lavoro che non ci sono mai andato in questa casa. Per anni e anni la casa in Australia era solo un peso e alla fine l'abbiamo venduta perché veramente non ci sono mai andato. You remember a few years ago we go to Bulgaria? Oh, we like Bulgaria very much. So it's in this thing. So I also buy one bungalow there and making it this beautiful. Until today I have not stayed there for more than 5 times. Se ti ricordi qualche anno fa quando sono stata in Bulgaria, anche lì mi sono innamorato del paesaggio, ho comprato una casa in Bulgaria, ma ci sono stato non più di 5 volte in questi 5 anni. So even we have money, you know, Laszlo, there's no point to go and buy the property for the whole world. We may not have the time to stay, you know. Okay, you can buy a house beside the beach, you can put a cabin in the forest, you know? You can have a pasture with a lot of horses, everything running around. You may have the time, no, to go and stay there. Quindi anche se siamo ricchi e possiamo permetterci di comprare case in giro per il mondo, una casa al mare, alla bungalow vicino alla foresta, in montagna, è difficile trovare il tempo per andare in tutte queste case. So now my idea like this, so let's join hands together. Join hands together. Okay, so the DXM, we are going to build a cabin in the forest, okay? We are going to build a house beside the beach, okay? We are going to build a ranch, okay, for all of us to stay. E quindi ho pensato, perché come DXM non costruire per tutti delle case, un resort al mare o in montagna, insieme per tutti noi. So we put in the long stay package, okay? Maybe you buy for 30 days, one package, okay, for 30 days. And this long stay is not time sharing, you know, it's not time sharing, but time sharing is fixed to one building, you know. And this long stay, as long as the extent we have all the resorts in the forest, in the beach, or in the range, or whatever it is, you can come and stay. E quindi ci saranno dei pacchetti di permanenza lunga di 30 giorni, i membri potranno acquistare questo pacchetto di 30 giorni di vacanza per soggiornare nei nostri resort, ci sarà un resort al mare, c'è un altro nella foresta, c'è anche un ranch, la fattoria, e possono
spendere del tempo, passare del tempo in questa località. So now we have the Border Valley, okay, in the Penang. So in our Cyber Jaya, we're going to build the DXN HQ. They want also have 100 to 200 rooms, this thing. Then we also have this range, okay, about 4 to 5,000 hectares of rainforest forest in this thing. So we started to acquire this property. Quindi abbiamo acquistato delle proprietà, adesso abbiamo il resort in Penang, anche qui in Malesia abbiamo un nuovo centro per la nostra azienda, dei nuovi uffici centrali, e anche qui c'è anche un hotel di 100-200 stanze, potete soggiornare anche qui. Acquisteremo altre terre per costruire altre proprietà. So Laszlo, now the basic question is how much money do you need, you know, to have a cabin in the forest, to have a house in front of the beach, okay, to have the range and all the horses, okay? How much money do you need now to live this kind of luxurious life? E quindi adesso la domanda: quanti soldi devi avere per poter avere questa casa al mare, la casetta nella foresta, per avere il ranch dove ci sono anche dei cavalli? La domanda è: quanti soldi devi avere per poterti permettere tutto questo lusso? The answer is it's not the money, you know. Okay, this thing. So the answer is very simple. You only need $2,000, okay, to have everything. E non devi avere molti soldi. Ti servono solo 2.000 euro per avere tutto questo. With $2,000, you know, you own a cabin, you own a house, you own a ranch, you own everything, you know. You own an organic farm together with DXN. Con 2.000 euro puoi avere tutte queste case che avevo elencato, puoi avere anche la fattoria organica della DXN e puoi avere accesso a tutto. I remember you love Langkawi, you know? Okay, so now in Langkawi we acquired this hot spring. This one hot spring, okay, and we are going to get two islands from Langkawi, two islands. Ti ricordi quanto ti era piaciuto Langkawi, no? A Langkawi ci sono anche dei sorgenti termali. Bene, noi adesso acquisteremo due isole anche a Langkawi. So in the future we invite the crown ambassador, the top leaders, no, to come. Okay, so we are going to build yacht. This a huge this a yacht. Okay, and also this kind of this floating chalet and everything. So it's in the process now. Quindi stiamo lavorando su questo e in futuro inviteremo tutti i nostri Crown Ambassador, tutti i top leader per così si potranno godere questi stabilimenti termali, questi hotel, tutti questi paesaggi bellissimi. So next time our members, no, they can bring their family, can bring their son and daughters, no, okay, to come to this type of places, and this become a package, a DXN products. Quindi in futuro i membri potranno portare la propria famiglia, i figli, godersi le vacanze, e queste vacanze diventeranno un prodotto, un pacchetto. And there is SV and PV, you know, in that one, okay? So that we are going to launch it aggressively after this. E lanceremo sul mercato questo prodotto in modo molto aggressivo. So today. Laszlo, okay, we say, okay, drink coffee, so become millionaire, helping the poor children also become millionaire, or say, eating your breakfast, so become millionaire. So next time, bring your family, you know, to toast in the extent, you also become millionaire. E quindi, sai, Laszlo, fino adesso dicevamo che prendendo il caffè puoi diventare milionario, adesso abbiamo appena detto che aiutando i bambini poveri possiamo diventare milionari. Mangiando i prodotti della DXN a colazione puoi diventare milionario. In futuro diremo che anche viaggiando puoi diventare milionario. I always say, Salasso, DXN, we are not only selling products, no, we are selling dreams, okay? We are selling dreams, because these are the dream of everybody. Ti ricordi, Laszlo, come cosa dico io molto spesso? Noi qui in DXN non vendiamo solo prodotti, noi vendiamo dei sogni, perché tutti noi sogniamo.
So we make people materialize the dream, okay? They're happy, we're happy, and this one will make DXN number one. I'm very sure about that. Quindi con la DXN faremo diventare realtà i sogni di tante persone. Io sono sicurissimo che questo avrà un successo grandissimo. Yeah, yeah. So maybe come to your last question, Laszlo. Laszlo, adesso puoi fare una tua ultima domanda. Thank you, Dr. Lim. It is simply amazing. Amazing. I'm really excited. I cannot wait to fly, Marisa. Yeah, yeah. Grazie, dottore, in questo meraviglioso. Io non vedo l'ora di poter finalmente viaggiare, di poter volare e andare in Malesia. So my last question is, you know, it's we are really excited about the Sunya program too. So please share your vision for Sunya program in Europe and how it can help all these users. Yeah. Adesso arriviamo alla mia ultima domanda che riguarda il programma Sunya. Come stai? Siamo molto emozionati, vorremmo sapere di più su questo programma, come si svolgerà in Europa e come aiuterà i nostri distributori. Actually, I think Laszlo, okay, for my books and for many of my lectures, I think everybody know DXN is built on the principle of Sunya. Sai Laszlo, DXN, l'azienda è stato costruito sul principio del Sunya. So we do farm without farming, we do market without marketing, okay, we treat without treating. Perché questa conoscenza è quello che applichiamo al nostro lavoro, al marketing, alla produzione, a tutto. So actually in many of our meeting, no, the many principle actually is a Sunya principle. Only things that we do not put a name to it. So that's why we already teach without teaching for the past 20 over years. E noi negli ultimi anni abbiamo insegnato senza insegnare, anche questo è un principio che viene dalla visione della Sunya. We see that in the accent, we don't differentiate people, no. There's no Malaysian, there's no European, there's no Latino, no. We only have one type of people in the accent, that is the free people. So we mix around, no, freely, no. That is Sunya. Così, Sunya, sono le persone libere. Sapete, in DXN noi non distinguiamo le persone, che tu sei un latino, tu sei malesiano, tu sei quello che sei. Per noi esistono semplicemente persone libere e questo è il concetto base. And now throughout the whole world, many DXN members, they get quite excited, you know, quite excited at this thing. So that's actually every week, you know, I'm having live, you know, with this India, with this Philippines, to talk about Sunya. E questo adesso interessa sempre di più le persone. Nelle ultime settimane ho fatto varie sessioni con le persone dell'India, delle Filippine. And as far as Europe is concerned, I think Divya, yeah, they also together with the wife, they are so very familiar, and I think Laszlo, you also very familiar with the Sunya. In realtà per quello che riguarda l'Europa, Mr. Debia e sua moglie sono esperti di meditazione Sunya. Adesso ormai credo che anche tu, Laszlo, sono sicuro che anche tu ormai la conosci molto bene. Last time actually I went to Germany, you know, I tried to buy some forest there, okay? Then later on there is a German monk. He's having some resort, you know, in Czech. He asked me to go to his place, no, to see whether it's suitable for Sunya practice or not. L'ultima volta che sono stato in Europa, in Germania, volevo comprarmi delle proprietà vicino alla foresta per la meditazione Sunya. Poi sono stato anche in Repubblica Ceca, ho pensato di lanciare anche qua, anche là, questa iniziativa. But now we cannot travel, no? Now we cannot travel. So I have been discussing with Rajesh, no? This thing. So maybe, started from September, we will have a 3-day programs live, no? Like today, using this internet.
Quindi avevo in mente questi paesi, solo che dopo non abbiamo più potuto viaggiare. Di recente ne ho parlato anche con il dottor Raggio Stavera. Stiamo progettando un camp di 3 giorni per settembre. Since we are locked down, we do this, doesn't go anywhere, no? Okay. So in the morning and in the afternoon, we practice Sunya. Eravamo in lockdown, non potevamo andare da nessuna parte, quindi abbiamo praticato Sunya sia la mattina che nel pomeriggio. Then in the evening, we go for Q&A. E la sera invece abbiamo fatto domande e risposte. So we started from Friday evening, okay? Then Saturday one whole day, okay? Then Sunday half day until lunch. Quindi abbiamo già sperimentato questi 3 giorni, abbiamo iniziato venerdì sera, poi abbiamo fatto sabato tutto il giorno per concludere domenica con il pranzo. So we are going to promote it aggressively in Europe. E quindi questo sarà il programma che promuoveremo in modo molto intenso anche in Europa. And Laszlo, I think in Europe also nowadays, many forests actually is not costly, you know. Actually, the price there is cheaper than in Malaysia, you know. Even in Germany, 1 square meter is only 1 euro, very cheap. E credo che possiamo poi trovare dei terreni molto economici anche in Europa. Ho verificato che comprare terreno in Europa costa molto meno che qui in Malesia. Dove stavo guardando in Germania un metro quadro costava 1 euro, quindi non è So in male. the future, there's every possibility. We are set up this organic farm in Europe, and at the same time I'm making a Sunya Center. Quindi è molto probabile, che in futuro apriremo in Europa un farm organico e questo stesso farm, la sarà una fattoria, diventerà anche un centro per la meditazione Sunya. Yeah. Then at the meantime, I'm asking Divya, no? One area, one country, maybe we take one council member, okay? In Hungary, in Czech, in Germany, or in Italy, okay? In Spain, okay? So maybe one country, we get one or two this council member, then we form a council, okay? And then we started to launch the Sunya in Europe. E poi un'altra cosa di cui ho già parlato con Mr. Debia, e sceglieremo 1 o 2 membri da ogni paese, dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna, e daremo formazione a queste persone, così loro diventeranno istruttori e persone di riferimento per il proprio paese. So I think finally, you know, Laszlo, maybe peace and prosperity. Okay, we will bring it to Europe, throughout the whole Europe. Yeah, true Sunya. E quindi alla fine io credo che tramite la Sunya porteremo pace e prosperità in tutta Europa. Yeah. So I Thank think you so much, Dottor. Thank you so much. It was amazing. It was really motivating talk. So we are really excited. And we can meet soon, on Saturday in the next Sunya program. See you Saturday. soon. Thank you so much. So see you again in the next life. I think for Turkey, I think. Yeah, see you. Yes, Saturday. Thank you. Bye. Bye-bye. Grazie, grazie mille, dottor Lim. Ci ha dato veramente una carica di motivazione. Adesso siamo tutti molto emozionati per queste novità. Ci vediamo presto. Ci vediamo sabato per una pratica di Sunya online. Grazie. So thank you, Laszlo, and thank you, the translator, and thank you for the sign knowledge translator. No? Very good, then, no? Bye-bye. Thank you, Dr. Lin. Bye-bye. See you soon. Thank you, Pama. Grazie, grazie Laszlo per questa chiacchierata e grazie anche a Palma e Carlo per l'interpretazione. Grazie. Thank you so much, Welcome. Dr. You're welcome. Opportunity, as you know, our members love to meet you, listen to your messages.
this year, in spite of COVID, you gave us the chance to meet you, but we'll hope to meet you personally as soon as possible. Thanks again for your participation and good night. Ok, allora siamo praticamente arrivati al termine della prima parte, quindi quella che riguardava questa intervista con il nostro presidente, dove ci ha svelato tanti progetti, tanti nuovi prodotti. Quindi adesso, prima di lasciare la parola al nostro ultimo ospite, che è appunto il nostro leader Bussi Sandor, vi mostro appunto le tre domande che saranno oggetto della nostra challenge, della nostra sfida. Quindi siate velocissimi, potete mandare le domande durante l'intervento del nostro ultimo relatore, potete utilizzare ovviamente, come di consueto, la chat. Quindi partiamo con la prima domanda. Allora, un attimo che vi mostro, le mostro anche, diciamo. Ok, quindi domanda, scusate. Ok, allora, domanda numero uno: che riconoscimento ha ricevuto di recente il dottor Lim? Quindi parliamo del mese scorso, è stato, diciamo, oggetto della prima domanda da parte del nostro Laszlo Koch. Quindi, che riconoscimento ha ricevuto il dottor Lim di recente? Seconda domanda, domanda numero due: su quali prodotti si concentrerà la Dixen nei prossimi tre anni? Quindi, su quali prodotti si concentrerà la Dixen nei prossimi tre anni? Questa era la seconda domanda. Terza domanda ed ultima domanda: di quanto è aumentato il fatturato della Dixen globale, quindi ovviamente, diciamo, non quello italiano ma quello mondiale, nel mese di luglio? Quindi terza ed ultima domanda: di quanto è aumentato il fatturato nel mese di luglio? Benissimo, quindi queste sono le tre domande, avete appunto il tempo per poter rispondere durante l'intervento adesso del nostro ultimo relatore. Quindi lascio la parola a Mr. Bussi Sandor. Please, Bussi, if you want to join. Okay, thank you. Ci siamo. Sanyi, még egyszer? Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ciao a tutti, un caloroso benvenuto. Nagyon köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy közvetlenül az elnök úr után szólhatok néhány szót. Sono molto grato di questo onore di poter parlare subito dopo il nostro presidente. Ismét nagyon jó volt végighallgatni azt, hogy milyen nagyszerű dolgok vannak folyamatban. È stato fantastico poter ascoltare di nuovo tutte le cose meravigliose che l'azienda sta facendo. Úgyhogy én csak néhány nagyon rövid gondolatot szeretnék hozzátenni ehhez a tényleg nagyszerű beszélgetéshez. Quindi vorrei aggiungere soltanto delle cose piccolissime a questa intervista grandiosa. Én azt gondolom, hogy szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy az éhező és alultáplált gyermekek segítsége az tényleg egy olyan ügy, ami mellé mindenkinek oda kell állnia. Credo che saremo d'accordo tutti che aiutare i bambini poveri e malnutriti sia una causa in cui ci dobbiamo unire tutti quanti per dare una mano. Nagyon felemelő érzés, hogy Dr. Lim és a cég ezt fontosnak tartja. Secondo me è una cosa bellissima che Dr. Lim e l'azienda considerino una causa così una missione.
és óriási büszkeség olyan céggel dolgozni, amelynek a vezetője számára ugye nem csak a profit a fontos, hanem a nehéz sorsú emberek és a gyerekek támogatása is. E sono fiero di lavorare per un'azienda che non pensa soltanto al profitto, ma vuole anche aiutare le persone in difficoltà. Az én számomra ugye nem is kérdés, hogy csatlakozom-e ehhez a kezdeményezéshez. Io sicuramente farò le mie donazioni. És remélem, hogy nagyon-nagyon sokan leszünk, akik tényleg nem fogunk sajnálni havi 10 dollárt erre a nemes célra. E spero che saremo in tanti che doneremo 10 dollari al mese per una causa così nobile. A másik dolog, ami nagyon izgalmas a számunkra, hogy ez az új élelmiszer termékek fejlesztése. L'altra cosa che è molto interessante per noi è lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari. Hiszen ugye ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy akár a meglévő hálózatunkban is növeljük a forgalmunkat. Perché questa sarà un'opportunità grandiosa per aumentare il fatturato anche all'interno della nostra propria rete. Hiszen ugye aki egészséges kávét iszik, az nagy valószínűséggel egészséges ételeket is szívesen fogyaszt. Perché chi beve un caffè salutare sicuramente vorrà anche consumare alimenti sani. Uri. A célcsoportunk az már itt van a saját hálózatunkban. Quindi il nostro gruppo target è già all'interno della nostra rete. A kávé pedig továbbra is a legjobb termék arra, hogy új embereket szólítsunk meg. Il caffè continua ad essere il prodotto migliore per rivolgerci a nuove persone. Persze, ugye manapság mindenki online akarja építeni az üzletét. Certamente oggigiorno tutti vogliono costruire il business online. És ennek a területnek a fontossága most nagyon előtérbe is került a Covid járvány alatt. L'importanza di questo è stato molto in risalto ultimamente a causa del Covid-19. És én nagyon örülök annak, hogy a cég is felismerte, hogy fejleszteni kell ezt a területet. E sono molto contento che l'azienda abbia riconosciuto l'importanza di sviluppare ancora di più questa area online. Én nagyon bízom abban, hogy lesznek olyan online eszközeink, amikkel tényleg minőségi online munkát lehet végezni. Io spero che presto avremo dei strumenti professionali per poter fare lavoro di qualità online. Ugye nagyon fontosak a webinárok, és én nagyon nagyra tartom azokat a nemzetközi előadókat, akik rendszeresen megosztják velünk a tudásukat és a lelkesedésüket. Ma i webinar continuano ad essere molto importanti e io sono molto molto grato ai relatori internazionali che sistematicamente tengono dei webinar per noi e condividono le proprie conoscenze con noi. Ugye ez egy nagyszerű lépés az online jelenlét erősítésére. E questo è un passo molto importante per rafforzare la nostra presenza online. De ugye tudjuk azt is, hogy önmagában ez még kevés. Però sappiamo che questo solo è ancora poco. Ennél sokkal többre van szükségünk ahhoz, hogy az üzletünk vonzó legyen komoly üzleti érdeklődők számára is. Abbiamo bisogno di molto di più per rendere il nostro business attraente per candidati seri. Nagyon hálás vagyok Dr. Limnek, hogy támogatja és fontosnak tartja az online üzletépítés ügyét. Ringrazio molto Dr. Lim perché considera importante la costruzione del business con strumenti online. Én 11 éve találkoztam először a DXN-nel. Io ho incontrato la DXN per la prima volta 11 anni fa. És ez alatt a 11 év alatt nagyon sok minden történt. E in questi 11 anni è successo di tutto. De voltak sikerek, voltak kudarcok, volt sok öröm és volt sok csalódás is. Ho avuto dei successi, anche tante delusioni.
Egy dolog nem változott, és ez az, amiért a mai napig is itt vagyok. Però c'è una cosa che non è mai cambiata e io sono qui ancora oggi per questa cosa. És ez a dolog a bizalom. E questa cosa è la fiducia. Bízom a cégben, bízom a cég vezetőiben. Ho fiducia nell'azienda, ho fiducia nel management dell'azienda. Bízom a termékekben, és bízom abban is, hogy az európai piac meg fogja kapni azokat az online eszközöket, amik szükségesek ahhoz, hogy felkerüljünk Európa online üzleti térképére. Ho fiducia nei prodotti e ho fiducia nei strumenti online che l'azienda ci fornirà per renderci più competitivi sul mercato europeo. Hiszen ugye itt vagyunk még sokan, akik dolgozni akarunk. Perché ancora oggi siamo qui molti che vogliamo lavorare. Akik dolgozni próbálunk. Che cerchiamo di lavorare. E hiszünk ebben a cégben, és készek vagyunk tenni azért, hogy a DXN erős legyen Európában. Crediamo in questa azienda e vogliamo fare di tutto per rendere questa azienda forte in Europa. Rengeteg jó termékünk van, a legjobb üzletben vagyunk. Abbiamo tanti prodotti buoni, siamo nel business migliore. És még mindig óriási az a piac, amit meg tudunk hódítani. Ma c'è ancora un'enorme fetta di mercato che dobbiamo conquistare. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy Mr. Debbie a vezetésével és támogatásával meg fog újulni a DXN Európában. Io sono molto fiducioso che con la guida, sotto la guida di Mr. Debbie, tante cose cambieranno in meglio in Europa. És újra vonzó lesz a DXN üzleti lehetősége a komoly üzleti érdeklődők számára is. E che così l'opportunità di business della DXN diventerà di nuovo un'opportunità attraente per candidati seri. Én nagyon köszönöm Lacinak a kérdéseket. Grazie mille a László per le domande che ha fatto. És nem csak a kérdéseket, hanem Laci és Anikó munkáját is, amit az európai hálózatért végeznek folyamatosan. Ma non solo per le domande, in realtà sono molto grato per il lavoro che László e Anikó continuano a svolgere per il mercato europeo. Köszönöm dr. Linnek a nagyszerű és motiváló válaszokat. Grazie dr. Lin per tutte le risposte piene di motivazione che ci ha dato. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenkinek az üzletépítésben. Köszönöm szépen a figyelmeteket. E auguro molto successo a tutti voi nella costruzione del business e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, grazie Bussi, grazie per il tuo intervento. Devo dire è stato di forte motivazione sinceramente per tutti, certamente per tutti i nostri distributori. Siamo arrivati al termine, adesso prima di svelare i tre vincitori della nostra challenge, fatemi ringraziare ancora una volta il nostro presidente, il dottor Lim, fatemi ringraziare Laszlo Coccio, il nostro Corona Ambasciatore, per la vicinanza che sempre ha con il mercato italiano e con i distributori italiani. Un ringraziamento speciale a Judith Faragon e a Bussi Sandor per la loro simpatica partecipazione al nostro webinar. Un grazie ai nostri interpreti, Carlo Di Allenton per la lingua dei segni e Susanna Palma per la traduzione inglese, ungherese e italiano. In questo afoso agosto hanno trovato il momento per stare con noi e per darci sempre comunque il loro contributo e il loro supporto nella traduzione per i nostri amici sordi e per diciamo chi non ha confidenza con la lingua inglese. Quindi grazie ancora per la vostra partecipazione. Passiamo adesso appunto alle tre domande. Passiamo appunto alle tre domande. Quindi un attimo che abbasso la webcam, così vi do le domande. Allora, quindi la prima domanda era: che riconoscimento ha ricevuto di recente il dottor Lim? Ah, innanzitutto devo dire che in tanti siete stati bravissimi, perché in tanti avete partecipato, avete risposto in maniera molto veloce
E devo dire che c'è stata una grandissima partecipazione oggi a questo pomeriggio. Abbiamo avuto centinaia e centinaia di persone, perché nonostante, diciamo, l'ora, appunto le 18 in Italia, che è un'ora un po' particolare perché alcune persone ancora lavorano, c'è chi sta in vacanza, quindi magari ha ritardato un pochino sulla spiaggia. Però tanti hanno partecipato qui nella piattaforma di GoToWebinar e tante persone, diciamo, hanno partecipato live, perché siamo riusciti a mandare la trasmissione, questa stessa trasmissione, siamo riusciti a mandarla sulla piattaforma diretta Facebook, Facebook Live e YouTube, quindi sul nostro canale. E lì diciamo che ci sono state veramente centinaia e centinaia di partecipazioni da parte di tantissimi distributori di tutto il mondo. Quindi veramente un grazie per questo vostro momento che avete passato con noi. Quindi penso che siate curiosi di sapere chi ha vinto questa nostra challenge. Quindi, prima domanda: che riconoscimento ha ricevuto di recente il dottor Lim? La risposta corretta, come tutti sapete, era, eccolo qui, Goodwill Ambassador, quindi ambasciatore di buona volontà. Andiamo a vedere chi è stato il più veloce nel fornire la risposta, che ha avuto appunto le dita più veloce sulla tastiera. Antonello Valentino, il nostro Star Ruby di San Severo, provincia di Foggia, che ha vinto un tonico Miracle, quindi il tonico calmante della linea Miracle, un prodotto assolutamente fantastico che potrà utilizzare lui stesso o far utilizzare appunto alla sua simpaticissima moglie. Un prodotto del valore di oltre di circa no, 39 euro, quindi diciamo abbiamo voluto dare un riconoscimento importante. Passiamo adesso al secondo vincitore. Quindi la seconda domanda era: su quali prodotti si concentrerà la Dixenne nei prossimi 3 anni? La risposta corretta è stata sui prodotti alimentari, quindi noodles, in particolare pasta, barrette e riso. Quindi, come vedete, anche qui diciamo l'attenzione della Dixenne nel dare un programma completo alla nostra alimentazione, quindi non solo alla supplementazione. E qui diciamo che il più veloce è stato Pasquale D'Antuono. Qui diciamo che San Severo un po' oggi ha fatto così, incetta. Quindi complimenti Pasquale, complimenti Antonello, siete stati veramente molto veloci. Anche Pasquale ha diciamo preso questo tonico. La terza risposta appunto è: di quanto è aumentato il fatturato nel mese di luglio? La risposta corretta è stata più del 9%, come ci ha detto il nostro presidente. La risposta più veloce è stata la nostra Maria Lista. Nostra Maria Lista è stata velocissima, molto attenta, diciamo, a quello che diceva appunto il dottor Lim in termini di crescita, e quindi anche lei si è aggiudicata questo fantastico prodotto, il tonico della Miracle, della linea Miracle, che è un prodotto che veramente non ha eguali. Quindi noi abbiamo terminato il nostro webinar, abbiamo terminato il nostro appuntamento pomeridiano. Rimanete connessi sui nostri social, perché nel mese di agosto il sottoscritto terrà altri 3 webinar, 3 o 4 webinar, 2 sul Business Opportunity Meeting, 1 sulle teorie alimentari della Dixenne e 1 sul corso per distributori. Pubblicheremo ovviamente, già li troverete pubblicati nell'area eWord, li troverete anche pubblicati in tutti i nostri principali social network. Quindi io ringrazio ancora per questa vostra partecipazione, vi auguro una buona serata, vi auguro di avere tanto successo con la Dixenne e di stare sempre in salute con i nostri fantastici prodotti. Ancora un grazie ai nostri interpreti e ancora un grazie a tutti coloro che hanno voluto passare questo pomeriggio con noi. Buonasera a tutti.